Ok, allora intanto volevo appunto ringraziare Ionesbo per essere qui con noi e questa chiacchierata sul suo bellissimo ultimo libro pubblicato in Italia, che è Il Fratello, pubblicato da Einaudi, un bel tomone, di cui io volontariamente non ho letto le ultime 25 pagine, perché non voglio in nessun modo farmi influenzare durante questo nostro dialogo. Dico solo due cose ad un pubblico che non ha nessun bisogno di sapere chi è Ionesbo, perché lo conosce benissimo, lo ama da moltissimo tempo, lo segue straordinariamente e così via. Io, dal mio punto di vista, direi che in Italia si direbbe che Ionesbo è come un buon vino, cioè che migliora, più si va avanti, più migliora. È uno dei fa parte di quella categoria di scrittori che, come dire, migliorano proprio la loro scrittura nel tempo, la affinano, la rendono più buona da un punto di vista letterario. Insomma, quando si legge Ionesbo, si fa questa specie di miracolo di dimenticarsi quasi della letteratura di genere. Ecco. Quindi intanto volevo ringraziarlo per questo, per dare, come dire, sempre maggiore dignità a questo tipo di scrittura che viene invece, spesso ritenuta non così importante. Okay, so first of all, I would like to thank Ionesbo for being with us, and I find his book absolutely great. It's a pretty big book, as you can see, and Il Fratello, published in Italy by Einaudi. I have to say, Yo, that I haven't read the last 25 pages of your book because I don't want to be influenced in any way by that today in this interview. Now, there's just a few things that I would like to tell you now. That is to say, first of all, of course, the Italian public doesn't need any introduction. They know you very well. Everybody loves you, so you don't need any presentation. Absolutely not. You're actually what in Italy we would call good wine, because just like good wine, you improve with time. So that is what I find in your writing. So as time goes by, your writing improves and it gets better and it gets a higher, I mean, you manage to produce a higher quality writing every time. And when we read your books today, like is the case with this one, for example, you forget the genre that you're supposed to be reading. And for this, I really wanted to thank you because it's as if you were actually giving this genre indeed more dignity by doing so. And this is does not is not always the case because very often this genre does not get the credit it deserves. Grazie, quindi volevo ricordare intanto a Io e anche a chi ci sta ascoltando che il suo romanzo è stato tradotto in italiano da Eva Kampmann, grandissima e straordinaria traduttrice. Io ci tengo a dire il nome dei traduttori perché per noi scrittori, anche per quelli che hanno la fortuna di essere tradotti fuori dal loro paese, è come dire, il traduttore è un po' come la sua personale Pentecoste, è quello che insomma lo aiuta ad avere la sua bella lingua in giro per il mondo. E quindi vanno ringraziati e sempre citati i traduttori. And also, I wish to mention the name of your translator, that is to say, your Italian translator, Eva Kampmann, because, for us writers, being translated is very important. And the role of translators is so important because it's the only way we can be read in a beautiful language, in a different language. So, really, thank you to all the translators who do a wonderful job. And I really always when I interview some foreign writers, I always mention the translators because they do such an important job.
Finisco questa brevissima introduzione dicendo che leggendo il suo libro ho capito quanto si inserisca in una tradizione letteraria che noi conosciamo poco e che noi tendiamo a considerare un po' tutta scandinava, cioè tutta uguale, eccetera. E quindi mi viene in mente che forse proprio a partire da questo romanzo è importante invece fare distinzioni ed essere molto più precisi in merito. Quindi inizierò a fargli domande proprio intanto sulla Norvegia. As regards your book, I have to say that in Italy we tend to lump it together into this tradition that we call Scandinavian writers, right? And however, while we make not many distinctions between the different Scandinavians that there are, actually, in this case, I think that it's very clear that there are differences. And so I will start by focusing on that, on the need to make these distinctions. And I will focus, therefore, to begin with, on Norway. Bene, quindi inizio così. Siccome sono un grande appassionato di scrittori norvegesi e di cultura norvegese, che è a sé, è diversa, ha delle caratteristiche molto, molto particolari, e questo è un romanzo che mi sembra estremamente norvegese. Inizio così. Sbaglio se affermo che il fratello, che è narrato in prima persona da Roy Hopgard, afferra per le corna il toro delle origini e delle radici, in qualche modo. I will therefore start, as I said, with Norway and Norwegians. So there is a difference that sets Norway and Norwegians apart from other Scandinavians. And just like your book, that is very Norwegian, and I am a big fan, actually, of Norwegian writing. So I will start with a question that indeed is rooted, I would say, in this concept. So just like Roy Hopgard, you're one of the main characters. So it would seem to me that your book brings us back to the origins, to the roots, and that maybe has to do with Norway too. Am I right or wrong? I think that Norway was basically before we found oil, or we didn't even find our own oil. It was actually the Americans who found oil outside Norway's coast in the late 60s. Norway was basically a society making its living from fishing and agriculture, and anywhere poor country. In the 1920s, Norway was among the poorest countries in Europe, together with Portugal and Greece and Northern Ireland. So things have definitely changed. And my parents, they come from typical Norwegian upbringing. They come from small farms on the west coast of Norway. So although I grew up in cities, I would spend all my summer holidays and Christmas holidays in small towns, just like described in the kingdom. For me, having written basically, in the Harry Hole series, it's definitely a city story, but this is the opposite. And I guess that Norway's sort of image of ourselves in Norway is that we are farmers, fishermen, and so I guess that you could say that this book reflects that, although things are more and more people are moving into the cities, so it's not like that anymore necessarily.
C'è uno spartiacque nella cultura, nella società, nella vita della Norvegia che farei risalire più o meno a quando negli anni 60 gli americani, se non erro, hanno scoperto che in Norvegia c'erano dei giacimenti molto interessanti. Perché fino ad allora in realtà la Norvegia era un paese di pescatori, era un paese di contadini, era un paese molto povero, perché all'epoca la Norvegia, addirittura negli anni 20 del secolo scorso, la Norvegia era uno dei paesi più poveri dell'Europa, come il Portogallo, come la Grecia, come l'Irlanda del Nord. E poi la situazione è cambiata invece in maniera assolutamente drammatica, in maniera molto significativa. I miei genitori, ad esempio, vivevano in questo paesino sulla costa occidentale, il tipico paesino che uno si immagina appunto di pescatori norvegesi, e benché io appunto sia cresciuto poi in realtà nelle grandi città, tutte alle feste comandate a Natale piuttosto che tornavo sempre nel paesello appunto da cui provenivo, per cui questo forse un po' si riflette in questo libro, nel fratello, se vogliamo, nei romanzi di Harry Hula sono protagoniste le città. Invece in questo caso è appunto il contrario, cioè c'è questo ambiente assolutamente piccolo, agreste, diciamo, anche lassù sulle montagne, per cui è un po' forse l'immagine che i norvegesi continuano ad avere di se stessi, cioè di un popolo che continua in buona parte a essere costituito di pescatori e di gente che si occupa della terra, anche se devo dire che questa tendenza sta cambiando perché sempre più persone si trasferiscono nelle città. Eh sì, lo spopolamento. And I don't even know if the Norway that I describe is that Norwegian, because it's probably at least 30% American. It's true, especially for the rural areas in Norway, that the culture is very influenced by American culture and sort of the culture from the Midwest, where most Norwegian would emigrate. My grandparents left for America. My father grew up in America, and you can see in the car culture and in the music that you listen to that, especially the rural Norway that I describe in the kingdom, is like a the Texas of Norway. It reflects maybe the Trump voters. I saw that 47 out of 50 cities in United States, the majority voted for Biden, which means that the rural areas voted for Trump. And I guess that is also part of this culture that I described, that it's a conservative, rural area. Right. Ed effettivamente poi c'è un altro dettaglio che mi sono dimenticato di aggiungere, ovvero il fatto che la Norvegia di cui vi ho parlato, questa Norvegia agreste appunto di cui vi ho parlato, in realtà è fortemente influenzata dalla cultura americana. Quindi le zone più rurali dell'America che si possano immaginare, corrispondono un po' appunto all'ideale per i norvegesi. La cultura americana ha una profonda influenza sui norvegesi, in particolare direi c'è una fascinazione nei confronti del Midwest americano. I miei nonni ad esempio si sono trasferiti proprio negli Stati Uniti, mio papà è cresciuto quando era bambino appunto negli Stati Uniti, e qui in Norvegia c'è ancora questo forte legame con le automobili americane, ad esempio con la musica americana, ad esempio, e direi, mi verrebbe da dire che la parte rurale della Norvegia è un po' il Texas della Norvegia, per capirsi. Che cosa intendo dire? È un po' da dove arrivano quelli che hanno votato per Trump, non so se rendo l'idea. Allora, da quanto mi risulta, 47 delle 50 città appunto hanno votato per Biden, i restanti hanno votato per Trump. Ecco, questa appunto è la dimensione rurale che ritroviamo in Norvegia,
e che ha un suo, come dire, un suo pandan, un suo parallelo anche negli Stati Uniti, ed è proprio radicato in questa cultura rurale. Beh, questo lei lo dice molto bene quando a un certo punto, no, si parla del, del nome del cane che si chiama Dog, e scrive: era talmente americano che doveva essere norvegese, no? Che questa è qualcosa del genere, però la dice anche un suo, come dire, con cittadino, grandissimo scrittore come lei. Direi che siete i due consoli della letteratura norvegese attuale, no? Che è Knausgård, quando dice che la sua letteratura è talmente francese da poter essere solamente norvegese. Ma come la mettiamo, quindi? Dove sta la Norvegia in tutto ciò? This, what you said, is very, very interesting. And I think it also has to do with something that I noted. That is to say that there is, you call the dog Dog, and you said, and you write in your book, there is nothing more Norwegian than calling your dog Dog. Now, this makes me think of another, let's say, one of your colleagues, maybe the most famous colleague that you have there in Norway, that is to say, and here I apologize for my pronunciation, Knausgård. Right? Okay. So who says something along the same lines? He says that his literature is so French that it can only be Norwegian. So what's going on there? What is the deal with this whole Norwegian thing? What is Norway all about? I think Norway is a city of 4 million inhabitants, or maybe now close to 5 million. So it's not a lot of people. And living in the outskirts of Europe, you always have the feeling of being outside looking in. And that you guys living in Italy, or people in France or the United States, are people who are inside. So I think it's only natural that that we are influenced by other cultures. I once asked a Dutch person why in Holland they seem to speak foreign languages so well, whether it's English or Italian or French or German, and he said that, well, it's because we're a small country, you know, we have to learn what the languages of other countries, and it's the same for Norwegians, I guess. On the other hand, there is, I think, especially in the literature and in storytelling, there is a certain confidence that we have that has to do with tradition. We see ourselves as not inventors or winning, you know, Nobel Prizes being good businessmen, but we can tell stories. That is, you know, that's about it. That's what we can. We're not very good at soccer, and we can do cross-country skiing, and we can tell stories. Beh, cosa dire? Che la Norvegia, potremmo definirla una città di 4 milioni di abitanti, adesso forse più 5 che 4, nel senso che questo è una grande città con una popolazione molto molto piccolina rispetto ad altri paesi, e poi viviamo un po', come dire, alla periferia dell'impero, alla periferia dell'Europa, per cui noi è come ci sentissimo sempre che guardiamo qualcosa dal di fuori. No? Mentre ad esempio voi in Italia, piuttosto che i francesi, piuttosto che gli americani, beh, voi siete lì nel vivo dove succedono le cose interessanti, noi invece siamo sempre un pochino distanti, e quindi è appena naturale, secondo me, che poi subiamo questa influenza da parte di altre culture, da parte di altri paesi. Una volta ad esempio ho chiesto a un olandese: ma com'è che voi parlate così bene le lingue straniere, l'inglese, il francese, il tedesco, perché parlate così? Qual
qual è il vostro interesse? E questa persona mi ha risposto, beh, sai, alla fine l'Olanda è un paese abbastanza piccolino e un po', come dire, per forza di cose, non abbiamo alternative. Noi impariamo le lingue degli altri paesi e cerchiamo appunto di andare al di fuori dei nostri piccoli confini nazionali. Ecco, penso che per la Norvegia si possa fare un discorso assolutamente analogo. E poi c'è un altro elemento però, ovvero il fatto che i norvegesi sono molto bravi a raccontare storie, a fare, se vogliamo chiamarla letteratura, ma proprio a fare storytelling, diciamo così. E di questo siamo abbastanza, come dire, abbiamo una certa fiducia in noi stessi in questo senso, siamo consapevoli delle nostre capacità perché ci arriva questa sicurezza da una tradizione radicata a livello nazionale. Non siamo grandi inventori, non vinciamo particolarmente premi Nobel, non siamo dei businessmen particolarmente acuti, siamo bravi a fare sci di fondo e raccontare storie, questo siamo bravi a fare noi norvegesi. Beh, siete bravissimi e non c'è, c'è tempo per il Nobel, eh? Siamo ancora giovani. E del resto, la Norvegia conta proprio su intere collezioni di racconti locali, folclorici, e in questo senso assomiglia un po' alla Sardegna da cui io provengo, no? Voi avete due grandi raccolte, Faie e Mo, che hanno raccolto le grandi storie della Norvegia, e qualcuna è abbastanza anche mimetizzata dentro questo romanzo di cui andiamo adesso a parlare. Well, I think it's very good that you are good storytellers, and as for winning the Nobel Prize, you're still young, there's still time, so don't worry about that. That is the problem. It'll have to be in literature. We don't win Nobel Prize in anything else. Beh, effettivamente il Nobel magari lo possiamo anche vincere, ma se ci va proprio bene in letteratura, per il resto proprio ce lo possiamo scordare. Va bene, ma ci accontentiamo, eh? Va bene in letteratura. Well, it's better than nothing. Come on, right? So, yeah, it's true what you said anyway. That is to say that there are many collections of short stories, of folklore, you know, this kind of thing. And in a way, I think that it reminds me of my homeland, the region of Italy, that's Sardinia. I don't know if you're familiar with that. That's where I come from. And there is a similar tradition, a similar attention to folklore, to traditional stories. So if I'm not mistaken, and again, please pardon the pronunciations, there were two people who put together all the stories, Faye and Mo, is that what it is? I think that some of those traditional elements, anyway, we can also find in your book, In the Kingdom. Well, I think that those were fairy tales, or like you said, short stories collected by, the names were Osbjørnsen and Mo, and they would collect folk tales and which I grew up with, and which, I mean, all writing, all the, and especially what you read or hear when you're young, it will influence you. So together with, I mean, I'm probably in a generation where we have, even though I come from a book reading family, my mother was a librarian and my father would read to me, I've probably seen more movies and listened to more music than I have read books. But still, I think that all those things will influence you. And I think it's interesting to see how, as the world gets smaller and we share the same cultural references, you also see that literature travel across borders to a much larger extent than it did only, you know, 50, 60 or 70 years ago. I can clearly remember when I was in Vietnam, the first time I was there, and I was young, and it was hard to find anyone
with whom you could talk, who would talk English. Later on, I would go to Vietnam, and the world had slightly changed. And then I sat with a group of young students in Ho Chi Minh City, and we would talk about Sylvester Stallone movies. And it was a strange thing to talk about in one way, but in another way, I realized that how much the world had changed, that we would have at least some common references in culture, and which made it interesting. It's a good starting point. And for me, I prefer the world now where you talk about Sylvester Stallone with Vietnamese students than the world I grew up in, where if you went to another country, you were really, really a stranger. Right. Sì, effettivamente Asbjørnsen e Mo, appunto, che hanno raccolto questi racconti, diciamo che forse in questo caso si trattava più quasi di favole che non di comunque effettivamente sì, di racconti, ed effettivamente alla fine sono poi le cose che uno sente da bambino. In Norvegia senti queste cose. Detto ciò, io confesso che quando ero più giovane, diciamo così, più che interessarmi a questo tipo di folklore, mi appassionavo di più a tutto quello che era cinema, a tutto quello che era musica, ecco. Quindi io, diciamo, ho subito di più questo tipo di influenza, se posso rivelarvi appunto questo segreto. Devo dire che mano a mano che il mondo si fa più piccolo grazie agli sviluppi tecnologici e al mondo in cui viviamo oggi, insomma, se pensiamo a quello che accadeva 50-60 anni fa, la cultura oggi, e quindi anche questo elemento folcloristico, se vogliamo, questo folklore nel senso locale, se questo colore locale, viaggia molto di più rispetto a quanto accadesse in passato. Vi faccio un esempio. Io, quando da giovane sono andato la prima volta in Vietnam, mi sono sentito perso perché non c'era nessuno che parlasse inglese. Poi sono tornato un po' di tempo dopo e qualcuno cominciava, insomma, a masticarlo un po' di inglese. Finché a un certo punto mi sono trovato seduto su dei gradini con degli studenti a Ho Chi Minh, e lì abbiamo avuto delle lunghe discussioni su Sylvester Stallone. Ora, a voi può anche venire da dire: mamma mia, ma dove siamo finiti, se la discussione che uno porta avanti con gli studenti di Ho Chi Minh è su Sylvester Stallone. Eppure però anche Sylvester Stallone ha un suo perché, nel senso che il mondo in cui io vado in Vietnam, parto dalla Norvegia, vado in Vietnam e mi metto a chiacchierare di Sylvester Stallone con gli studenti di Ho Chi Minh, e comunque, secondo me, è un mondo migliore rispetto a quello in cui io da giovane partivo, andavo in un paese e mi rendevo conto che ero completamente straniero perché non c'era verso di comunicare, di farsi capire. Certo, è anche una piccola, come dire, è anche una piccola parabola del buon scrittore, no? Quella che ha appena raccontato. Quindi, comunque, ritornando al suo ultimo romanzo, è impossibile non sentire nel suo fratello gli echi eroici della grande letteratura classica, no? I fratelli di Oltre il confine, di McCarthy, il Master di Ballantry, La valle dell'Eden e così via. Roy, a un certo punto nel romanzo, sta leggendo An American Tragedy e Il canzoniere di Petrarca, e poi Fiesta e Le vergini suicide, Sulla strada, insomma, tantissima, tantissima lettatura, sino al Post Office di Bukowski, Metamorfosi di Kafka. Allora, iniziamo da qui, no? Intanto, nel ribadire che non esiste un grande scrittore che non sia stato anche un grande lettore. Quindi, che lettore è Ion Esbo? Iniziamo da questo punto.
Yes, and what you said about the world, your description of the word, that is also, I think, it also describes the evolution of a good writer. But that is just my opinion. But anyway, back to your book now. So what is clear is that your book, this book, Il Fratello, The Kingdom, evokes the heroic figures of classics. So we can I don't know, there's McCarthy, The Crossing by McCarthy, or Steinbeck, and there's all sorts of references. There's Petrarch with the Canzoniere, there is Bukowski, there is Kafka there. So I found, and plenty more. So I have to say that I firmly believe that every great writer started out and is first of all a great reader. So what about you, Ionesbo? I mean, I totally agree that in my case, and I think in the case of most writers that I like, they definitely read. I mean, for the most part, I think writing is a reaction to reading, just like making music is a reaction to listening to music. So I think that I think that writing is a social reflex to listening to stories, the same reflex that you can see around the table of friends and one of your friends tells a story and makes people around the table laugh or cry. And so why is it that you know that somebody else will take the word and tell a story, and at some point it's your turn to tell a story? It's just like a silent agreement that is how it's going to work. You listen to stories and then you bring a story to the table yourself if you feel able. And to me, that is, I guess that deep down, that is what drives me as a writer. I feel I have some stories that I would like to bring to the table because I've had so much enjoyment from reading other people's stories. Right. Beh, penso che sia assolutamente vero che un grande scrittore, o comunque uno scrittore, deve essere in primis un grande lettore. Questo è una grande verità. Penso che addirittura mi verrebbe da dire che scrivere è qualcosa che accade in reazione, come reazione appunto alla lettura, esattamente come uno si mette a scrivere musica o a suonare musica perché ne ha sentita tanta di musica, in reazione appunto alla musica. E se non ero, qualcuno ha detto che scrivere è una sorta di riflesso sociale. Che cosa vuol dire? Che tutti noi nella nostra vita, in società, siamo abituati ad ascoltare le storie, ne sentiamo raccontare, e magari andiamo a trovare degli amici, siamo seduti a tavola, uno racconta una storia fa ridere, l'altra fa piangere, insomma, e sappiamo più o meno che qualcuno racconterà qualche storia, no? E poi si gira, si cambia, si fa a turno, diciamo così, e prima o poi, una volta la storia la senti, un'altra volta la storia la racconti, ti tocca raccontarla, insomma, è un po' come fosse un accordo tacito tra noi esseri umani, diciamo così, ovvero se te la senti una storia, prima o poi la racconti anche tu. E penso che sia effettivamente questo che sento io dentro di me, cioè questo che mi ha portato veramente a scrivere, nel senso che forse ho accumulato dentro di me tante storie, leggendo tante storie appunto che mi sono piaciute così tanto, che poi è venuto il mio turno di raccontarle le storie. Certo, ed è venuto un buon turno, per fortuna, per nostra fortuna, direi. E io non voglio raccontare assolutamente niente del libro Ionesbo, perché mi sembra immorale da parte di chi presenta un libro raccontare anche minimamente la storia. Si può raccontare molte altre cose che sono intorno a questo libro e che lo rendono straordinario com'è.
Però una cosa si può dire, cioè si può dire che è la storia dei due fratelli, sostanzialmente, e quindi che risiede in un nucleo assolutamente fondamentale di tutte le storie che noi umani ci siamo raccontati da millenni a questa parte. Caino e Abele, non a caso Carl si chiama Abel, no? Carl Abel Hopgard. Si può parlare, c'è anche la parabola del figlio il prodigo, oppure il mito del vaso di Pandora, no? Quando si apre il vaso di Pandora succede di tutto. Ecco, una cosa di cui vorrei chiedere conto a Nesbo è questa. A me è sembrato che lei avesse preso appunto questi punti fermi della letteratura mondiale e li abbia però mescolati, cioè non li abbia lasciati intatti, nel senso che Carl e Roy non corrispondono mai esattamente a Caino e Abele, sono di volta in volta Caino o Abele, quindi non c'è un reale personaggio positivo o negativo nel suo romanzo. È vero? Ho letto bene? Ho capito? Well, we are very lucky that you have so many stories that you love that you felt the need to tell your own story. We're so happy that you did. anyway, so we're here to talk about your book, but I don't want to say much about your book because I think that is, I would say, immoral to tell you the story of a book if you have not read it, right? But we can, however, say something about the book, just some general ideas. So one thing in particular that I want to focus on is the fact that, of course, the protagonists of this book are two brothers, right? This is a very important core, let's say, of our life as human beings. It has been the case for ages, for centuries, of course. And of course, it brings back the Cain and Abel, right? The two brothers. And indeed, Carl actually bears the name of one of the two because it's Carl Abel Hopgard. So it also brings to mind your book. It also brings to mind the famous prodigal son, of course, but also I would say Pandora's box that you open and then all sorts of things come out. So I have this question for you. What you did, in my interpretation, is you took some of the, let's say, main elements of literature and then you mixed them up. What do I mean by that? I mean that Carl and Roy, they are not always good or always bad. They are Cain and Abel, but then they're Abel and Cain, so they switch roles. And so you cannot really say that one of or the other is a positive character or a negative character. So is this interpretation correct, you think? Yeah, I think so. I think that what you see in modern storytelling is, of course, that you play with the traditional role of the antagonist and the protagonist, and you, of course, you challenge your writer to root for or to identify with the one you think is the protagonist, and then you may be manipulated and tricked into playing for the wrong team, so to speak. Yeah, that you realize that you're part of the enemy, or if you're talking about morality. But I think that is also what's interesting with modern storytelling, is that you ask questions about morality. You know, try to cast light into the gray areas of morality. And like in The Kingdom, it's about the dilemma of the family against society, you know, the laws of the society versus the sort of natural morality of loyalty towards your family, you know, which comes first.
And that is, of course, also an old conflict and an old dilemma. And I think it is true also in today's society, especially in Nordic countries. You can see that the welfare state in our modern social democracies has taken over the role of the family. You can do without the family because society is there to take care of everything. But I think emotionally, you can't really replace family. And this is a story about family loyalty bonds that is represent both good and bad. It's a loyalty that will damage the family, and it's also the loyalty that holds everything together. Right. Sì, effettivamente è proprio così, nel senso che secondo me quando si racconta una storia, lo storytelling moderno ti porta a, come dire, ad avere un protagonista e un antagonista, e queste due figure appunto si ritrovano l'una contro l'altra, e sta, secondo me, come scrittore, sta poi al lettore decidere da che parte stare, con chi identificarsi, e il ruolo dello scrittore magari è, come dire, sviare il lettore, portarlo sulla direzione sbagliata, magari così che a un certo punto si renda conto che è stato, come dire, preso per il naso, che ha preso le parti della parte sbagliata, per l'appunto, e quindi insomma questa è anche la parte divertente, ovviamente, in cui si cerca di sviare appunto il lettore, e questo ovviamente se si parte dal punto di vista anche della moralità, quindi si giudica, ci si rapporta ai personaggi da questo punto di vista. Quello che è sicuramente interessante riguardo appunto a questo modo di narrare moderno è che ci si pone una serie di questioni che vanno un po' nelle zone grigie della moralità che caratterizza la nostra società odierna. Che cosa voglio dire? Che ad esempio in questo caso cerco appunto di affrontare il dilemma dell'equilibrio e del ruolo della famiglia rispetto alla società, e quindi anche delle leggi che appunto regolano la vita sociale rispetto a quello che invece sono i rapporti di lealtà all'interno appunto della famiglia. Ci si chiede: ma quale viene prima dei due, le leggi sociali oppure i legami familiari? E questo appunto è un conflitto, un dilemma appunto di lunghissima data, e penso che sia più che mai rilevante però anche al giorno d'oggi, soprattutto direi nei paesi del nord. Perché? Perché ormai il sistema di welfare, il sistema appunto dei servizi che ci sono messi a disposizione, ha praticamente sostituito in toto la famiglia. Noi non abbiamo più bisogno, tra virgolette, della famiglia, perché è la società che si prende cura di noi. Però invece, secondo me, dal punto di vista emotivo, non si può sostituire la famiglia, assolutamente no. E la storia appunto parla proprio di questo, parla della famiglia, parla di questi legami di lealtà nei confronti della famiglia, parla di come questi rapporti, questi legami familiari possano talvolta essere positivi, possano essere talvolta negativi, possano talvolta avere delle conseguenze nefaste sulla famiglia stessa, ma siano anche allo stesso tempo poi i legami che tengono assieme la famiglia. Certo, assolutamente. Noi poi, europei del sud ci siamo abituati a pensare alla mentalità scandinava, no, piuttosto poco sentimentale, no, molto molto uniformata sui film di Bergman, il teatro di Ibsen e di Strindberg, no, per cui è grandi scrittori di questa porzione di mondo, penso ad Hamsun, a Enquist che è morto da pochissimo, a Mankell, hanno precisato i termini di questa mentalità, che sono stile asciutto, tendenza drammatica, tematica preferibilmente legata alle infinite combinazioni dei rapporti interpersonali,
no? Lei a queste caratteristiche ha aggiunto, diciamo così, secondo me in maniera straordinaria, invece i tratti della letteratura internazionale. Questo un po' la separa, diciamo, da questa famiglia di scrittori del suo territorio. I suoi romanzi sono australiani, thailandesi, Congo, Croazia, Hong Kong, cioè è forse il più esterofilo degli autori scandinavi? Yes, indeed. You are absolutely right when you talk about the family and family loyalty bonds and things like that. And what's also interesting is that seen from the south of Europe, Scandinavia is something, I mean, the people who live up north are not very sentimental. We tend to identify the whole of you Nordics with, I don't know, with Bergman, with the theater plays of Ibsen or Strindberg, and then with all the other, of course, the literary figures that we have had today with us until very recently, like Enquist or Mankell, you know, these are the names that come to mind. And they all are characterized in our minds as southerners, let's say, by the same things. That is to say, a kind of dry writing style, a lot of dramatic elements, and the theme is always something to do with interpersonal relations, right? But you have taken it one step forward because you have added a very international touch to this whole thing. So in a way, you are different compared to all the other writers that come from what to us is the north, you know, because you have brought us to Thailand, you've brought us to Congo, and then Croatia and Hong Kong and here and there. So you are probably the Scandinavian writer with the most passion for anywhere else in the world. Could that be it? Yeah, well, I don't know. It was Karen Blixen who wrote Out to Africa, which was Danish. So I'm not the first one. Yeah, I think it's probably true. Also, when you look at in which tradition I'm writing, I'm probably, at least in my crime fiction, I'm probably as influenced by the American hard-boiled crime fiction from the 50s and 60s, as I'm influenced by the Scandinavian big great crime writers like you mentioned Mankell and Sjöwall and Wahle and lots of others. And I think that has to do perhaps with my father and grandparents living in Brooklyn, New York, and my father bringing American literature to our home from when I was really young. I would read, I mean, Mark Twain and Fenimore Moore Cooper. That was like my literature food that I was eating when I was a kid. So I guess that may be the reason. Beh, in realtà non sono stato il primo, diciamo così, perché anche Karen Blixen ha scritto Out of Africa, appunto, quindi non sono stato il primo, non sono l'unico, diciamo così, effettivamente, però sicuramente è vero che se uno guarda quella che è la tradizione, appunto, nordica, scandinava, effettivamente il mio modo di rapportarmi a quella che è, diciamo, al crime, appunto ai romanzi crime, beh, molta influenza mi arriva anche dalla letteratura degli anni 50-60, dai libri hardboiled, diciamo i gialli, i crime, appunto quei misteri da risolvere degli anni 50-60 che arrivano dagli Stati Uniti, e questo peso è altrettanto rilevante di Mankell piuttosto che di altri che invece mi sono più vicini geograficamente anche oltre che culturalmente. E devo dire che forse questo dipende, mi verrebbe da dire, dal fatto che ovviamente, come accennavo prima, i miei nonni e poi mio papà sono vissuti negli Stati Uniti e quindi erano a Brooklyn e quindi hanno anche loro respirato quest'aria molto americana, per cui io sono cresciuto, mi verrebbe da dire, a pane Mark Twain, diciamo così, quello
quello era il mio cibo letterario da bambino, e quindi forse questo mi ha, cioè senza forse, mi ha sicuramente influenzato. Nel suo romanzo, a proposito di un personaggio che si chiama Dan Crane, lei scrive: era un maratoneta, uno stratega che non perde mai la pazienza sul campo, che non scatta mai, bensì macina pazientemente perché sa di avere una resistenza che alla fine lo porterà alla vetta. Questo la descrive come scrittore? E ha a che fare col suo alter ego sportivo in qualche modo? So in your novel, you write about Dan Crane. He was a marathon runner, a strategist who never loses patience on the field, who never snaps, but someone who grinds patiently because he knows that he has the kind of resistance that will eventually get him to the top. Now, does this fit you as well as a description as a man and as a writer? And possibly, does it have something to do with your alter ego as a sportsman too? No, not really. I hate running. I was when I grew up, I was typical. When I played football, I was the typical number 10 who would just stay up there, never come back to help in defense. I would just score the goals and take all the glory when we won. So I would probably more be like more the opposite of Crane. When I knew that we were going to have when we were training, and I know there was going to be a lot of running in the training, I would skip the training. If there were rumors of running, I wouldn't be there. And I'm probably not a very strategic writer or person either, but I'm very enthusiastic, and so I just love writing. So I try to write wherever I am, and some of my friends claim that I'm disciplined, but that is not really the case. I'm just very driven. I spend most of my days doing exactly what I want to do. And for me, writing is still what I do when I have nothing else to do. I don't look at it as work. It's just I feel so privileged doing that and, getting to spend so much time doing what I love, creating stories. Mm. Non direi che corrisponda alla mia descrizione, assolutamente no, non fosse altro perché io detesto correre. E addirittura quando giocavo a calcio, appunto, io ero un tipico numero 10, cioè me ne stavo ben lontano dalla difesa, aspettavo che mi arrivasse un pallone e se mi andava bene facevo gol, quindi mi beccavo anche la gloria, ma sforzo zero, soprattutto per quanto riguarda correre. Quindi mi verrebbe da dire quasi che sono all'estremo opposto di Crane in questo caso. Quando facevamo allenamento e sapevo che ci sarebbe stato da correre, saltavo, cosa dovevo fare? Saltavo l'allenamento e mi presentavo poi la volta dopo. Questo per quanto riguarda la corsa. Per quanto riguarda l'essere stratega, assolutamente no, perché non sono uno stratega né come essere umano né come scrittore, devo dire. Però quello che ho, questo sì, sono molto entusiasta, sono pieno di passione per questa cosa, che per il mio lavoro, che poi in realtà io non vivo come un lavoro, per la scrittura. Io scrivo perché è la cosa che sento di fare ovunque io sia. Alcuni miei amici dicono che ho un grande senso della disciplina. Io non so se sono del tutto d'accordo, perché in realtà ho solo questa grande passione per quello che faccio, e quindi in realtà quello che faccio tutti i giorni non lo considero neanche un lavoro che richiede appunto questo approccio molto disciplinato. È più che altro una cosa che io mi reputo molto fortunato di poter fare, perché amo tantissimo, e poi certo è anche il mio lavoro, e quindi a maggior ragione ben venga che ci devo passare così tanto tempo, riesco a passarci così tanto tempo e dedicarci così tanto tempo, e mi piace così tanto. Bene, non so quanto tempo abbiamo ancora, io ho qualche domanda ancora da fare, ma
considerando i tempi della traduzione, forse siamo ancora dentro. Ma questa mi interessa molto. Marguerite Yourcenar, a proposito della scrittura, affermava che è tutto stringere e allargare bulloni e allentare bulloni. Roy, che è il protagonista del fratello, è un meccanico, è un uomo, è un ragazzo che aggiusta motori, che allarga e allenta anche qualche bullone, no? Uno che mette appunto motori fin dall'adolescenza. Come riesce lei a gestire la complessità delle sue storie? Cioè come mette appunto il suo motore? Qual è l'officina di Nesbo? So I don't know how we're doing for time, considering that there's this additional translation, but I think we can have at least this one question before we stop. But we'll see what they tell us. So according to Marguerite Yourcenar, writing is all about fastening and loosening bolts, you know, like screws in the engine, right? So this is what Roy does all the time since he was a teenager. He just, you know, fixes engines he makes engines work just fine. So what about you? I mean, how do you as a writer manage to fine-tune all the small details that hold together the complexity of your work? What is your mechanics workshop like as a writer? I don't really have a method for that. I mean, it's sometimes I know that people ask me, you know, because my style is writing quite complex plots, and like you said, it's sometimes my stories are sometimes a big machine. My secret is probably that I never leave the story. It's not like whenever I go into a story, I carry it with me all the time, more or less. Even when I'm, you know, with friends or with family or out rock climbing or doing interviews like this, the story is always there. It's a room where I can go in at any time. So I sort of stay there and make sure that the universe of my story is being kept intact. But I have to admit that the first time I wrote this kind of big machine story was with my third novel, The Redbreast, where I went from writing my first two novels, what was probably, if you compare it to music, it was a singer-songwriter. It was one guy playing a guitar. And then I went with my third novel to directing a symphony orchestra. And I remember one review that said that you had this feeling that this story was like this big ship on a storm and that the waves were making the ship almost collapse. You can hear the ship cringing and almost the water coming into the ship. And that was exactly how it felt writing that story. So it's I most of the time I'm in control, but from time to time the captain, myself, will be there feeling very worried, you know, trying to stay calm and say that, okay, I don't know where this is taking me. So it's these big machines can sometimes be a bit hard to handle, but I mean, I guess it's, if you ask any conductor what is the biggest thrill of their life, and it'll probably be that, well, at one time we conducted the biggest symphony orchestra ever in front of a big audience. So I guess that's part of it, that it is actually very satisfying to try to control these kinds of machines.
Dunque, effettivamente mi chiedono spesso questa cosa, qual è il mio metodo, come mi rapporto appunto alla scrittura e effettivamente è vero appunto, come dicevi poc'anzi Marcello, che ci sono talvolta delle trame un po' intricate, diciamo così, molto complesse effettivamente. E devo dire che sì, effettivamente la somiglianza tra un mio romanzo e un macchinone di quelli appunto enormi non è affatto peregrina. Qual è il mio segreto? Beh, il mio segreto penso risieda nel fatto che io una volta che comincio a scrivere una storia non la lascio più, me la porto sempre con me, sono sempre nella storia, sono nella storia e appunto ce l'ho dentro di me quando incontro gli amici, quando vado a cena, quando vado ad arrampicare su roccia come mi piace tanto fare, quando faccio le interviste come in questo caso, sono sempre all'interno della storia, non la lascio mai ed è come una stanza in cui io posso entrare a piacimento in qualsiasi momento e il mio universo quindi resta assolutamente intatto, resta preservato all'interno appunto di questa stanza e questo universo è la mia storia appunto. Quando ho fatto il passaggio dal mio primo e secondo libro per arrivare al terzo, Il Pettirosso, è stato un po' per così dire come passare dal suonare la chitarra a dirigere un'orchestra sinfonica. Ecco, ricordo che avevo letto tra le varie recensioni che qualcuno scrisse, era un po' questa storia, mi fa venire in mente una grande nave che affronta un mare in burrasca dove le onde sono talmente violente, sono talmente alte che la nave la senti che scricchiola ogni tanto, non sei sicuro di dove andrà, di come andrà a finire la storia. Ecco, devo dire che quando ho letto questa recensione mi sono reso conto che per me scrivere è stata proprio questa esperienza, scrivere quel romanzo. Quindi devo dire che se di solito mi sento comunque come sento di avere il controllo di quello che sto facendo, altre volte confesso che mi sento un po' come un gran capitano di una di queste grandi navi che a un certo punto si guarda attorno e spera che le cose vadano per il meglio, però non è proprio sicuro di come riuscirà a portare a casa la pelle, diciamo così. Per cui questo sì, e quindi sono un po' come, come dicevi tu, come dei macchinoni molto belli, molto complessi, che talvolta sono un po' ostici da guidare, diciamo così, bisogna guidarli con cautela. Detto ciò, poi se uno fa il direttore d'orchestra, che cosa c'è di meglio che trovarsi a dirigere una spettacolare orchestra sinfonica in un'opera meravigliosa? Beh, quindi sicuramente anche questo fa parte della mia grande soddisfazione dello scrivere, appunto. Anch'io nel mio piccolo, il mio macchinone, la mia orchestra, mi diverto a guidarla, mi diverto a dirigerla. L'ho ascoltata cantare col suo gruppo di Der, si dice così, no? Di Der, è giusta la pronuncia, spero. Ho visto YouTube, eccetera. E poi mi sono messo a leggere i vari commenti, no? E molti esclamano, Harry Hall canta. Poi ho fatto un giro ad ascoltare le sue varie interviste filmate e tutti gli intervistatori a un certo punto le chiedono conto di qualcosa in nome del suo personaggio, no? Che cosa legge Hall, che cosa ascolta Hall, eccetera, eccetera. No? Come se non ci fosse distanza tra lei autore e lei protagonista dei suoi libri. Simenon ribadiva molto seccato che lui non rispondeva mai a nome di Maigret, no? Che lei invece sembra molto sereno nei confronti di questa costante sovrapposizione. È così, è vero, cioè siete così amici lei e Hall. So I had the pleasure of listening to you on YouTube. I watched your videos playing with Di Derre. And what I was struck with actually was the comments of people there, because people kept asking you things that concerned Harry Hula, of course. So it was like, oh my God, he's so good at playing. Or what's his favorite books? What's his favorite this? What's his favorite music? And indeed, it's fascinating to see that so many people at some point ask you things about him, about your protagonist, your fictional character, indeed.
as if you and him were pretty much the same thing, right? So, for example, Simenon, when he was asked about Maigret, he refused to answer anything on behalf of his character. Absolutely not. But with you, actually, and Harry, this seems not to be the case at all. It seems that there is some kind of overlap. So tell us, is it true? Are you and Harry such good friends as you make it out to be? I don't know. Harry is a very intense character. If he's a friend, he's the kind of friend that if you have spent the weekend with him, he's not the friend you call back on Monday. I like to spend time with him when I write. Apart from that, not so much. It's like if you write about the character for so many years as I have had with Harry, then it's natural that you will put some of your own basic values, maybe your sense of humor or political views or taste in popular culture into your protagonist. So I guess, yes, there are, of course, some similarities, but he's by no means my alter ego. Okay. Dunque, cosa posso dire? Che Harry è abbastanza un personaggio abbastanza intenso, diciamo così, per cui passarci del tempo assieme è uno di quegli amici che se ci passi il weekend, poi lunedì non è che lo chiami per sapere come vai, se andiamo a prenderci una birra, per capirsi. Quindi mi piace trascorrere del tempo con Harry quando scrivo, poi basta, però ognuno a casa sua. Ovviamente quando ci passi così tanto tempo con un personaggio, come nel mio caso, che ci ho passato decenni, praticamente, trovo che sia assolutamente naturale che alla fine qualcosa di te passa in questo personaggio, ovvero che sia, non so, i tuoi valori, oppure il tuo senso dell'umorismo, piuttosto che magari un'opinione politica, oppure le tue, come dire, i tuoi gusti per quanto riguarda la cultura pop. Ecco, diciamo che sicuramente un po' l'ho influenzato anch'io, Harry, questo sì. Però, detto ciò, non è il mio alter ego letterario, diciamo così, siamo due persone ben distinte. Ma tornando alla sua vita precedente, due parole su questo meraviglioso eroe contemporaneo, questo gigante giovanissimo, Erling Haaland, che non è una storia straordinaria quella del figlio cadetto che assume e porta ai massimi livelli l'eredità del padre. Lui è uno dei più grandi calciatori norvegesi in questo momento e anche mondiali. Il padre era calciatore a suo tempo. No, non so se di fatto l'abbia scritta, ma una storia completamente incentrata sul mondo del calcio non l'ha in mente. So, going back to your previous life, before you became a writer, there is this very interesting figure of a contemporary hero. So Erling Haaland, again, Haaland, yes, pardon the pronunciation, Haaland, sorry, pardon the pronunciation, who is like the who has inherited this whole legacy from his father, and he is such a, you know, such a star, such a soccer star, you know, a football star, and since you were a player too, so tell us, is there any chance that you will write a story about culture, about soccer, about football ever, maybe in the future? I don't know. I mean, could be, but it's, I find it hard to write. I guess there's a reason why I haven't written about, you know, the inner life of a band or being a soccer player or being a stockbroker or even being a writer. It's exactly because I find that if I'm, that would be me sort of inside looking in. I prefer to be outside looking in. I find it that it's easier to describe something. It's sort of pure if you're an outsider and you describe something for the writer, for the readers who are outsiders too. So you are sort of one of them.
being an insider, you know, showing something to the outsiders. I don't know why that is, because I can see a lot of other writers being doing that really well. But I guess there's a reason. For example, in my first novel was Harry Hole going to Australia. And I had never been to Australia with my first novel. What I chose to do was not to write, like they say, you should write about something you know. I did the opposite. I went to a country where I'd never been before. And that was like the backdrop. That was like the theme for my first story. I don't know why that is. Right. Ma non lo escludo, per carità, però ci sono una serie di considerazioni qui che mi vengono da fare, ovvero il fatto che io non ho mai scritto, ad esempio, una storia che riguarda il calcio, che riguarda il suonare in una band, che riguarda fare lo stockbroker, piuttosto che riguarda anche fare lo scrittore, devo dire. Perché? Perché penso che ci sia una maggiore purezza di sguardo e anche una maggiore purezza nel modo in cui io mi rapporto con i lettori, se anziché parlare di qualcosa dall'interno, cioè da insider, guardo qualcosa e lo guardo dall'interno, penso che sia più bello, più puro, più coinvolgente guardarlo dall'esterno. E in questo modo io non voglio essere, come dire, dare la sensazione al lettore che io sono addentro e loro sono al di fuori. Voglio che siamo tutti appunto outsider, siamo tutti dal di fuori che guardiamo cosa succede all'interno, appunto. Non so perché, devo dire che ci sono tanti scrittori che invece questo discorso non se lo pongono assolutamente e sono molto bravi a scrivere quello che scrivono, però per quanto mi riguarda, ad esempio, quando ho scritto il mio primo romanzo di Harry e l'ho mandato in Australia. Ora, io in Australia non c'ero mai stato, per cui sono, come dire, quello è stato un caposaldo che io ho sempre mantenuto nella mia scrittura, ovvero il fatto di dire: non è vero che devi solo scrivere di cose che conosci. In questo caso, ad esempio, io stesso l'ho mandato in Australia. Io in Australia, appunto, non c'ero mai andato, e questo appunto perché mi sembrava adeguato come sfondo alla storia che volevo raccontare. Bellissimo. Vorrei concludere, ci avviamo alla fine, direi che abbiamo approfittato fin troppo della pazienza di io, ma vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con l'inizio di tutto, no? Lei ha, come ho detto prima, ha uno spessore da scrittore a 360 gradi, quindi non va spiegato questo, però mi interesserebbe sapere, proprio come mia curiosità personale, quando ha capito esattamente che la scrittura sarebbe stata il suo destino, la sua strada. Okay, so very lastly, this is the last question. Thank you for your patience tonight and for being with us for so long. Well, the last question actually brings me back to the very beginning. What do I mean by that? That as we said tonight, as we've heard, as we know, you are a very complete writer. You can write all sorts of things. You're very good, very convincing, whatever you do. But the point here, my question is, when did you realize that you would become a writer? When did it happen? I don't know if I ever really realized that. The strange thing is that probably people around me, my friends, they realized it before I did. I mean, I was very young when I started writing lyrics for my friends' bands when I was in my early teens. I didn't play in the band. I hadn't learned any instruments, so I would just write the lyrics for my friends' bands. And when I finally wrote my first novel at the age of 37, and I phoned my friends and I said that, you know, I've written a novel, and you probably wouldn't believe this, but it's going to get published. And they said, of course, we believe you wrote a novel. We've just been wondering why it took you so long. So I guess that they saw it coming before I did. What I know is, like we said when we started, that that I've always been interested in stories. I've always been a reader. So in some cases, people stay readers and they don't write themselves. Me, I started writing
straight away. I started writing long essays when I was in school. I never stopped writing. So, but I never thought myself as a novelist. But I've always been a storyteller from when I was a kid. Right. Thank you so much, Marcelo, and everybody. Next time, I hope I can come to Italy and visit again. Right. Bene. Allora, devo dire che in realtà forse se ne sono accorti prima i miei amici di me, che sarei potuto diventare uno scrittore. Che cosa intendo dire? Che ad esempio quando ero molto molto giovane non avevo neanche la mia band in cui suonavo e già scrivevo ad esempio i testi delle canzoni delle band dei miei amici, per dire. Non sapevo suonare nessuno strumento, però io il testo lo scrivevo delle loro canzoni. E poi in realtà ho scritto il mio primo romanzo, che avevo la bellezza di 37 anni, e ho alzato il telefono, chiamo i miei amici e dico: tu non ci credi, crederai mai, ma non solo ho scritto un romanzo, ma me lo pubblicano pure. E i miei amici invariabilmente mi dicevano: ah, ma per fortuna, era ora che finalmente, mamma mia, ci hai messo una vita a scrivere, finalmente a pubblicare il tuo primo romanzo. Insomma, è un po' come se loro avessero sempre saputo, l'unico a non sapere fossi stato io. Però mi porta un po' a quello che dicevo prima, ovvero io ho sempre amato tanto le storie, sono sempre stato un avido lettore, per cui quando uno legge così tanto e ama così tanto le storie, o resti un lettore appassionato o fai il salto e diventi anche uno scrittore. E io devo dire che in realtà, se ci penso, fino appunto dai tempi della scuola scrivevo magari il tema, piuttosto che mi è sempre piaciuto moltissimo, e da lì ho cominciato, in fondo non ho mai smesso di scrivere, questo sì, anche se forse più che un romanziere io mi vedo appunto come uno storyteller, un narratore di storie. E detto questo, posso solo ringraziarvi per avermi invitato a questa bella chiacchierata. Grazie Marcello, grazie a tutti, e spero tanto presto di avere l'opportunità di venire a trovarvi in Italia di persona. Grazie, noi ringraziamo te. Faccio vedere il tuo libro nell'edizione italiana, ricordo, tradotto da Eva Kampmann per l'editore Einaudi. Io ringrazio davvero grazie. Thank È stata una bellissima chiacchierata. Bye bye.